Ciao a tutti, eccoci qua con un video inaspettato, aspettato, perché a dicembre ho vinto una specie di gratta e vinci in cartoleria. Dove passavo sempre nel mese di dicembre c'era una cosa meravigliosa in vetrina e la volevo tantissimo. Niente, allora ho avuto questi biglietti per partecipare e al primo biglietto ho vinto, quindi aspetto questa scatola qui da dicembre. Rulli di tamburo. Vediamo se qualcuno riconosce il marchio. Questa qui è un'edizione limitata, quindi 1920-2020, sono i 100 anni della Giotto. Praticamente la Giotto ha fatto queste scatole con 100 colori che ha messo in premio appunto con questi gratta e vinci che ti davano in cartoleria se acquistavi qualcosa della linea Giotto 100. Vi faccio vedere la confezione che c'è all'interno, che è questo. Magari vi è capitato di vederli andando in cartoleria, quindi è un'edizione limitata. Quindi queste scatole non le trovate in commercio perché si vincono e basta. All'interno abbiamo le matite che sono fatte con legno di cedro riciclato. Quindi sono 90... Allora, sono 94 matite colorate e poi sono 6 lapis, quindi sono 6 matite HB. Adesso andiamo a aprire il pacco. All'interno c'è anche un segnalibro da collezione, quindi che anche quello lì non si trova in vendita. Ecco qua, premium, anniversary, box. Andiamo ad aprirlo. Da 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 da. Eccola qua. Questa è la scatola che si presenta tutta in legno di cedro riciclato, fatta così, sempre con la data. Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qua. Quindi 1920-2020, quindi il centenario della Giotto. Adesso andiamo ad aprirla insieme. Spero che si veda tutta. Mi sa di no. Allora adesso alzo un po' la telecamera per farvela vedere. Da-da. Ecco qua. Quindi sono 94 colori, quindi tutti di qua, tutto qua fino a qui, e queste qui sono le 6 matite HB. Allora io le ho provate, sono super pigmentate queste matite, ci sono veramente un sacco di colori, da colori brillanti, meno brillanti, e poi quando si usano sono molto morbidi, specialmente quelli brillanti, come tipo può essere questo qua, come tipo questo, quando lo si va a provare è alla mina super morbida. Ecco qua, questo è il segnalibro da collezionare. Come vi ho detto, non si trova in commercio. Si tratta di una vincita. Ecco qua. Sono felicissima che sia finalmente arrivata. Non vedo l'ora di provarli.
Così vi farò sapere, se siete interessati, vi farò sapere come scrivono e come sono pigmentate quando si va a disegnare. O semplicemente se vogliamo fare anche delle scritte per abbellire qualsiasi cosa. E niente, con questa schermata così di 100 colori, io vi saluto. Se vi è piaciuta la scatola edizione limitata centenaria della Giotto, lasciatemi un messaggio e vi risponderò per ogni qualsiasi vostra curiosità. Faccio rivedere com'è fatta così a due piani. Eccola qua. Adesso abbasso la telecamera che la vado a chiudere in un semplice gesto. Si chiude. Eccola qua. Grazie. Al prossimo video.